Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la meditazione di oggi ha per tema la virtù della carità, la carità che arde nel cuore di Gesù e che deve ardere pure nel nostro cuore. Scriveva San Vincenzo Maria Strambi. Quanto ardente era il desiderio del cuore amabilissimo di Gesù di spargere il suo sangue per la redenzione del mondo. Ora, se si considera la generosità con cui lo sparse e la preziosità incomparabile di questo sangue divino, non potrà il nostro cuore non infiammarsi d'amore e saremo costretti a ripetere con San Paolo la carità di Cristo ci sospinge. Chi non si sentirà, Gesù mio, tutto acceso di amore verso di te? Eppure, mostruosa ingratitudine degli uomini, Gesù ha ragione di lamentarsi per la nostra freddezza e ingratitudine. Inoltre, da tanti ingrati peccatori, questo sangue adorabile si calpesta, si profana e si giunge talvolta a bestemmiarlo. De almeno voi, anime amanti di Gesù, devoti di questo sangue preziosissimo, onorate, adorate e offritelo ogni giorno al trono di Dio con l'affetto della più ardente carità. Ad accendere ancor di più nei nostri cuori queste beate fiamme di amore si consideri inoltre. Per chi sparse Gesù questo sangue prezioso? Lo sparse per noi peccatori e tutto ce lo offre per la nostra salvezza. Il cuore amorosissimo di Gesù è una fonte perenne da cui sempre scorre e scorrerà sino alla consumazione dei secoli questo sangue di amore. Questa fonte non si è mai disseccata né mai si dissecherà. Quanto più ne dispensa di sangue, più ne resta abbondante. E benché sia asceso glorioso la destra del suo divin padre, Gesù ha voluto lasciare alla Chiesa questo ricchissimo tesoro del suo sangue e dei suoi meriti infiniti. Si accenda dunque di amore il nostro cuore, riami Gesù che con amore svisceratissimo tanto ci ha amato, e uniti al cuore di Gesù per mezzo di questo sangue adorabile si ripeta chi ci separerà dall'amore di Cristo? Il colloquio che segue fa rivolgere a Gesù le seguenti parole piene di devozione. Amorosissimo Redentore. Vibra dal tuo cuore ferito tanti strali di amore quante sono le gocce del tuo preziosissimo sangue nei nostri cuori, così freddi e insensibili al tuo amore. Si distrugga in noi ogni affetto disordinato e si accenda in tutti i cuori quel fuoco di carità che venisti a portare nel mondo. Ciascuno ti ami con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze e sopra ogni cosa, e questo amore sempre più si infiammi fino a che giungiamo ad amarti in cielo. Sì, mio Gesù, amore ti chiediamo per quel sangue amorosissimo che per noi spargesti e saremo ricchi abbastanza. O potessimo dare per amor tuo tutto il sangue delle nostre vene, come tu per amore tutto il sangue hai a noi donato. L'esempio finale è tratto dalla vita di Sant'Ignazio Martire. Il nostro autore così scrive. Tra le anime più accese di amore verso Gesù risplende il grande martire Sant'Ignazio, che era molto devoto del sangue preziosissimo del nostro Redentore, e scrivendo ai cristiani di Smirne, di Efeso e ai cristiani di Magnesia, fa più volte riferimento al sangue di Gesù e alla sua amarissima passione. Come scrive San Girolamo, Sant'Ignazio, pieno di desiderio di spargere il sangue per Gesù Cristo, diceva che avrebbe eccitato le belve affinché lo divorassero qualora non avessero avuto ardire di straziare il suo corpo. Mentre era condannato alla morte e sentiva già i leoni che ruggivano per divorarlo, pieno di giubilo ripeteva. Sono frumento di Cristo macinato dai denti delle belve affinché diventi pane puro e con voci di esultanza e di allegrezza diede volentieri il sangue e la vita per il suo Signore. Cari fratelli e sorelle, la carità è la regina delle virtù e un giorno saremo giudicati sulla carità. Domandiamo quindi un amore sempre più grande e ogni volta che riceviamo la comunione ripetiamo: Gesù amore, donami amore. Ave oh Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.